Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video un po' speciale. Perché è speciale? Perché oggi è il 1º dicembre. Per molti potrebbe essere un giorno normale. E lo è magari, ok? Ma questo giorno qui, il 1º dicembre, un anno fa, è stato il giorno in cui ho creato il canale. Quindi oggi è il 1º anniversario, del canale. E quindi ci tenevo a fare video di ringraziamento e chiedo scusa se sono stanco, è stata una giornata stancante e poi mi alzo sempre presto anch'io, come tutti voi, quindi. Però volevo farlo, ci tenevo tanto, volevo farlo un po' meglio in realtà, e perciò perdonatemi se non ho fatto un video di quelli stratosferici, speciali, roba così, però voi sapete, ormai mi conoscete, no, da un po'. Quando io dico un grazie, quando io dico un qualcosa, viene dal mio cuore, ok? Non lo dico perché fa visual, non lo dico perché è di trend dire così, lo dico, se io dico una cosa è perché la penso, lo sapete, penso, no, questo. Ormai mi conoscete da abbastanza tempo, e, o meglio, chi mi conosce da abbastanza tempo, ecco. Quindi ci tenevo veramente tanto a dirvi un grazie di cuore, grazie per essere ancora qui con me. Anche se non siamo cresciuti abbastanza, siamo quasi a 200, 196. Quindi sono comunque contento nel caso, ok, di quello che abbiamo raggiunto in questo anno. Sono sicuro che una parte della colpa è anche mia se non siamo cresciuti più di così. Però d'altronde neanche Dio ha creato il mondo in un giorno, giusto? In un anno è abbastanza, però diciamo che il tempo è il tempo e va bene così, ok? Io sono comunque contento perché a me è importante che a voi piacciono i miei video e voi vi trovate bene con me, come esprimo le cose, come vi spiego le cose, come parlo, cose così. Sì, è vero, alcune volte so che mi dilungo troppo, alcune volte magari parlo di una cosa, magari mi perdo su un'altra, poi riprendo e quindi finisco di fare un video tanto lungo. So queste cose qua e lo so benissimo, però tolto questo almeno. Voi sapete che ci metto passione, quello che faccio, ecco. È per quello che ci metto tanto tempo, alcune volte, a fare un video, perché voglio spiegare nel dettaglio tutto quello che posso, in modo da essere più dettagliato, più onesto e più obiettivo possibile. Questo è quello che ho sempre voluto fare nel canale. E sì, è vero, il canale è cambiato perché è nato come telefonia, poi l'ho un pochettino aperto su diversi settori, ho introdotto anche gameplay che magari non a tutti può interessare, ma comunque è una cosa in più, no? Per dare più varietà nel canale. Voi sapete che la mia idea del canale, la mia idea proprio del mio canale, Canale Daniele, insomma, è nata con l'idea di fare una sorta di televisione, ok? Con televisione intendo il casco Zap quando uno cambia canale. Ogni canale c'è una cosa diversa, ecco, una cosa del genere, era quella la mia idea. So che facendo così è difficile farsi una fetta molto grande di utenti, perché non mi specializzo in una cosa, ma do più varietà, però dando più varietà non identifico il canale, ok, su certe cose, anche se il mio canale è principalmente sulla tecnologia, è quello ok. Però ho fatto anche video utili, qualche video utile, almeno spero che siano stati utili, ecco, qualche altro video di esperienze mie personali e così via. È come, possiamo definirlo una sorta di blog condivisione, una cosa del genere. Quindi io adesso quest'anno ormai è quasi finito, manca un mese, beh, oggi è il primo, diciamo vabbè un mese, sì, manca un mesetto ancora, quest'ultimo mese qua cerchiamo di passarlo insieme il più possibile e così anche i prossimi mesi, ok? Questo non cambierà. L'unico mese che probabilmente porterò pochi contenuti sarà aprile dell'anno prossimo, perché aprile dell'anno prossimo io vado giù nelle Filippine dalla mia ragazza, finalmente ci incontriamo e veniamo qua in Italia a vivere, ok? Perché io ho una relazione a distanza con una ragazza da abbastanza tempo ormai ed è giunto il momento di, ecco, trarre le conclusioni e andare a
incontrarci e stare insieme, ecco. Perciò quei mesi lì, infatti anche con il lavoro, dovrò chiedere un mese di aspettativa. Io infatti lavorerò fino a fine di marzo, o meglio, spero che mi venga concesso, altrimenti purtroppo non ho altre scelte da fare che dare dimissioni per poi riprendere un altro lavoro a maggio. In questo lavoro che sono ora ci sono buone probabilità che il datore lo accetti, perché in ambito familiare io sto dimostrando quello che io ci metto passione con le cose che faccio, anche se sembra che a volte sono un po' mi dilungo troppo, ma ci metto passione, a me piace fare le cose bene. Infatti mi piacerebbe anche nel canale far questo. Mi piacerebbe tantissimo fare video come fanno molti youtuber professionisti. Ok, non dico a livelli di youtuber grandi come milioni di iscritti, però sì, qualcosa di speciale, qualcosa di proprio ricercato. Mi piacerebbe il montaggio dei video, fare l'anteprima della copertina, mettere magari l'immagine come mettono molti youtuber, che ne so, mettono me, che ne so, ok, che la maggior parte quelle immagini lì sono in recensioni o blog che parlano di una determinata cosa, però mi piacerebbe comunque. Infatti avete visto che ho fatto qualche investimento per il canale, ho preso il computer, ho preso la videocamera, ho preso cuffie con microfono, insomma piccoli investimenti li ho fatto, ogni tanto ho preso pacchetti carte poco, ma anche se adesso probabilmente non so se li prenderò ancora perché visual poco non ne fa sempre, però ora come ora sto andando incontro a un periodo che stiamo andando avanti e non posso permettermi di spendere troppo, non avendo comunque anche un ritorno a livello economico al momento. Finché non riesco a attivare la monetizzazione del canale, purtroppo è un investimento e io investo volentieri, però per quanto posso investire volentieri devo comunque stare attento perché non sono ricco, che lavoro come lavorate voi, sacrifico tantissime cose io, perché sto puntando ad avere una vita felice con la mia ragazza, no? In futuro spero proprio che il canale possa crescere ancora di più. Io non mollo, questo ve lo garantisco. Io sono una ariete come carattere, e ok, sì, il signor Zerecale c'entra fino a un certo punto, ma voi sapete che l'ariete è orgoglioso come carattere, no? Cocciuto con le volte, ok, però orgoglioso, e quindi io non sono persona che mollo. Non ho mai mollato e niente, e non mollerò di certo. E ci tengo appunto nel canale. Spero proprio che di riuscire a portare, far crescere il canale sempre di più, a farvi essere più felici voi e più felice io, ovviamente. E col tempo spero proprio di arrivare a questi 1000 iscritti. Se voi volete darmi una mano, ragazzi, è molto importante. Mi raccomando, ricordatevi magari di lasciare il like, ok? E magari di iscrivervi se non siete iscritti, o magari condividetelo con persone che magari secondo voi, siccome voi usate i social, ok, devo essere onesto, avevo fatto il canale, la pagina Facebook del canale, però l'ho tenuta tipo un paio di mesi forse, e poi l'avevo cancellata, perché io non uso i social, ok? Io uso WhatsApp, un po' YouTube, lo so, forse è anche questo il motivo per il canale non è cresciuto molto, perché questo social si condivide, si cresce. Ci riproverò l'anno prossimo. Magari può essere, magari senza Facebook, magari passerò su Instagram, che dicono che Instagram adesso come adesso va di più. Vediamo, vediamo ragazzi. Devo avere il tempo e non ne ho molto. L'anno prossimo poi vediamo come andranno le cose. Magari chiederò una mano, ecco, magari mia ragazza, che magari lei si intende di più, ecco. Magari faccio il canale, la pagina, e lei magari lo segue, ecco. Vediamo, insomma, adesso vediamo un po' come si evolverà la cosa. Io vi faccio una domanda adesso, no? Lo so, adesso avete visto, sono partito dal video del ringraziamento e siamo finiti a volta, ma è come una chiacchierata come se fossimo al bar e facessimo una chiacchierata tra di noi, no? Seduti al tavolo, che ne so, che si prende una birra o così, ecco. È una cosa del genere. Non sarà un video cortissimo, neanche un video lunghissimo. Adesso sono già quasi 10 minuti, magari altri 3-4 minuti ancora di video
e poi dopo lo chiudo. È inutile che faccio troppo lungo perché ma so già che la maggior parte delle persone, se il video è troppo lungo, a un certo punto taglia. Taglia perché giustamente ha altra cosa da fare, o magari si annoia e cose del genere. E niente, cos'altro posso dire? Beh, intanto vi ho già ringraziato, ma volevo comunque ringraziarvi soprattutto per una cosa, per essere sempre stati vicino a me e al canale. Non esservi disiscritti, essere rimasti nel canale, ogni tanto fare il saluto, fare il messaggio, il commento. Volevo ringraziarvi veramente tanto di questo. Lo so che ci sono canali che magari hanno anche, hanno sicuramente più iscritti di me, però col tempo, quando più diventi grande il canale, tendi a avere, no, adesso che siamo ancora un numero buono, riesco ancora a rispondervi a tutti e avere un buon rapporto. Semmai il canale crescerà tanto, tanto, tanto. Io cercherò di fare sempre il possibile, ma è chiaro che se arriviamo a cifre con tre zeri è difficile, ok, avere il rapporto che abbiamo adesso. E penso che sia abbastanza normale questo. Ma io di mio voglio comunque fare il possibile per mantenere sempre questo rapporto che abbiamo adesso. E semmai il canale crescerà tanto. Questo, se crescesse tanto, sarei solo contento per il discorso di monetizzazione e anche perché cresciamo come numero e quindi significa che il lavoro che sto facendo, il sacrificio che sto facendo, piacciono a molte persone. Ecco. E cos'altro dire? Beh, ho fatto l'albero di Natale. Quest'anno finalmente insomma, l'ho fatto come si deve. Ecco. E niente. Direi che con questo posso anche chiudere il video. Ah sì, stavo dicendo, se io ve la butto lì, ok? Se voi lo voleste, scrivimi qua sotto qualcosa, ok? Che ne so, Daniele, che ne dici di nel tuo canale di portare anche questo contenuto? Oppure che ne dici di parlare di io ve la butto lì? Che dite di scrivermi ogni tanto qua e là, una cosa che magari vorreste che ne parlassi. Ovviamente se ho competenze riguardo. Se non ne ho riguardo, magari posso comunque fare una ricerca e magari raccogliere informazioni e portarvi comunque la mia opinione. Mi farebbe piacere avere anche questo scambio di opinioni. Pensateci un attimo, ok? Magari nei prossimi giorni. Se volete, ok, se vi va, scrivetemi qua sotto magari qualcosa in cui voleste che ne parlassi, ok? Qualsiasi cosa è ok. L'unica cosa che non parlo, beh, in realtà si potrebbe fare qualsiasi argomento. Io, allora, se parlo di una cosa vorrei avere almeno un minimo di competenza, non voglio parlare a vanvera e non voglio parlare neanche in modo irrispettoso verso altre religioni, altre culture. Però comunque voi proponete. Poi ne parliamo insieme e magari ecco, si può portare qualcosa. Perché voglio cercare di far diventare il canale più interattivo. Non so come si fanno a fare i sondaggi. Devo un attimo capire. So che qualche YouTuber lo fa, però vorrei capire un attimino come si fa. Non so se si può fare solo in diretta oppure no. Dovrei un attimo informarmi. Datemi qualche giorno. Voi intanto magari ditemi cosa ne pensate. Ok. Bene. Direi che con questo è tutto. Ora vado a farmi la doccia perché ho appena finito di cucinare il pranzo per il giorno dopo, appena cenato, e adesso è tempo di farmi una doccia, butto un po' sul divano che domani devo iniziare a lavorare alle 7, quindi domani sveglio alle 5 e mezza, e quindi insomma ecco. E bene, grazie ragazzi di tutto, vi auguro una buona serata, grazie ancora di cuore per essere sempre stati con me, tuttora, e spero lo possiate essere anche in futuro. Mi raccomando, condividete il video che possono beccare. Commentate qua sotto, lasciate un bel pollicino in su, fatevi iscrivere più persone possibile al canale in modo che possiamo crescere. Io vi chiedo, riusciamo a crescere di altre 4 persone entro il fine anno, riuscire a fare questi 200 così festeggiamo il fine anno e il 200 tutti insieme? Che ne dite? Se riusciamo sarei, se riuscissimo sarei più che contento, sai. Bene, grazie ragazzi di tutto, vi auguro una buona serata, una buona cena, una buona notte per chi è già a dormire. E niente, mi raccomando, commentate qua sotto
quella cosa che vi ho detto. E niente, grazie ancora di tutto, grazie per questo anno insieme. E restate sintonizzati perché domani, giovedì, no, domani farò uscire un altro video, non dell'anniversario, un video normale, telefonia, tecnologia, insomma, ok. E quindi ecco, restate sintonizzati. Ciao ragazzi, buona serata e grazie ancora di tutto.